patatini e patatini. Ma mi muovo come se fossi un uomo. Perché vabbè, non lo conoscesse lui, Andrea, il mio compagno. E vabbè, comunque è la prima volta che viene nel video con me. Così in alto. Sono molto emozionata. Aspetta, perché guardare così in alto sembra che stiamo guardando tipo un'entità superiore. E infatti la videocamera è un'entità. Che cosa siamo qui a fare oggi? Perdere tempo. Il video assaggi sui prodotti giapponesi che ci sono arrivati dalla Tokyo Treat. È già la seconda collaborazione che faccio. E niente, io ho già aperto perché siamo curiosi. E come vedete, no, che tu hai guardato. Oh, bisogna leggerla al contrario. Le bacchette. Le bacchette sono delle bicchiere. Ho già visto che sono rosa. Vabbè, io inizierei dal primo pacchetto. Sono delle piccole vacche. Le vacchette. Le vacchette. Ma le... io ho detto vacchette. Se c'è i dentoni mi capita una bella posta della bella volta. No. Comunque, sono delle patatine, credo, a questi gusti. E io ho definito gusto dado. Apriamo? No. Ma lo potevamo rivendere. Sono davvero piccoli, come vedete. Non l'ho mai fatto in tutti i miei video assaggi. Dobbiamo dare un voto da 1 a 10. Vabbè, il mio 3, mangiamo. No. Questo sono buoni. E poi dopo sì, in effetti dopo rilasciano quel gusto insipido. Voto da 1 a 10. Io gli do un bel 8. 8. Certo. 5. Lasciano quel retrogusto. Seconde patatine, queste forse ti piacciono perché sono simili tortilla. Gusto tacos, mi sa, perché c'è un tacos disegnato. Apriamo, non stiamo a perderci ciance. Colori della Jamaica. No! Allora, queste patatine si aprono al contrario, come potete vedere. Come si legge al contrario? Come si legge al contrario, le patatine si aprono al contrario. Che profumo hanno? Sanno proprio di tacos! Oddio! Ma oh, una ne queste 10, ragazze. No, sono mie! No! Sanno di tortillas, perché sono fatte uguali. Okay. Ma il gusto di tacos... Questo credo sia... un bonus snack, come c'è scritto, e sono dei dolci. Ma sono già aperti, ecco perché sono bonus. Ah, colon alla crema. Sì, grazie, mi faccia una colon alla crema. Dai, non sono invitanti. Vabbè, no, tronchetti. Queste cose non mi piacciono. No, mo devi assaggiarli. Dobbiamo dare un voto, devi assaggiarli, via. Oh mio Dio, questo è sgatto. No, devi mangiarli. Non mi aspettavo più. Sono morbidi. Si sfrancellano tutti. Sembra gelato. Gelato solido. Non è né buono né cattivo. 5, metà. Come le patatine. Sono 10. Come le patatine di prima. Via. Oddio, rompo la postazione. Bacchette, assaggiamo. Sono tipo petalose. Sono petalose queste bacchette. Infatti hanno tutti i petali. Carine. Prossimo è questo qui, che sarebbero le caramelle fatte a filini, dove ci puoi fare gli Scooby-Doo e poi mangiarteli. Io ero bravissima a fare gli Scooby-Doo. Facevo gli Scooby-Doo a stella, quadrati, tondi. Piccola sfida. Challenge! Sfida Andrea a fare gli Scooby-Doo. No, devi farti vedere che lo fai. Sennò sembra che sotto c'è un omino. Te l'ho già fatto. 3, 2, 1, via! Oddio, che divertente. Ma che cazzo? No, mo, no, no, no. No, è una cicca. È una caramella. C'è un cicco là. Non è male. Direi che a questa caramel cicca gli do, no, una caramella, gli do 3. Non ci siamo io e Andrea. Però tu con i capelli. Un cappello. Cioccolati. Dei lecca lecca cioccolatosi. Tu mangi me, dai. Cicci. Forza di uovo. Dai, gli do un 5. Anche tu? Parra, 6? Queste dietro c'è pure una storia. Vabbè, comunque sono, credo, caramelle. Assaggiamo. Queste sono le caramelle cicche. Inizio dal limone. Ma non dovevi assaggiare tutto? Che palle, questa è una cicca. Assaggiamo la fragola. La fragola non è che sa di fragola. A me lo sa di mela. Queste per me sono cicche peggiori, peggiori. Oh. Perché ti viene voglia di mandarle giù. Le ho due. Anche tu? Le Jelly Belly, non è vero? Si chiamano Jelly Belly, ma sono tipo si chiamano Codolo Jelly Belly. Con i gusti vari, tipo arancia, fragola. No, non c'è la fragola. Arancia, pesca, uva, perché loro sono innamorati dell'uva. Il gusto uva loro ce l'hanno ovunque in Infatti Giappone. Infatti ovunque qua dentro. Vabbè, assaggiamole. Solo uva. Io assaggio l'uva con te. Dai, 3, 2, 1, cici. Ma... sono delle palline di gomma, non sono caramelle. Ma non si masticano. Guardate.
Non si masticano. Non si tagliano neanche. No. Cioè, prima di mangiare le gomme, quelle da cancellare. Voto? Non male. 4. Non bello per il sapore, buono. Più di quelle, di quelle chic, io 4. No, questi li avevo già assaggiati nell'altra Tokyo Treat con la Roby. Sono dei cioccolatini ripieni di pasta di fragola, panna e fragola tipo. Dei cubettini. Oh, vedi? Vai, io questo. Ah, io lo spezzo a metà, il mio no. Il mio sì. Te? C'è la gelatina. No, il mio no. Un altro con. No, vabbè. Oh, yes! Oh, no. Buono con la gelatina. Sei? Cos'è, un biscotto della fortuna? È un biscottino con una principessa che mi ricorda quella di un cartone animato che ho già visto, non mi ricordo. No. Quella di Super Mario. Ecco, non l'ho vista. Oh! Oh! Mamma mia! È un biscottone. È il biscottone! Rosita, ho fatto un biscottone con il Super Mario. Oh, morbido! E ha due gusti. È morbido il biscotto. Non si sentono tanto le due cremettine dentro. Niente di che. Insipido. Due. Niente di che, due. Visto che buono, questo deve essere buonissimo. Che bello, c'è un unicorno. Molto pastel. Riso soffiato. Anche il riso soffiato pastelloso. Che palle, ci sono ste cose qua che ti spaccano i denti. Ah, aia. Le odio quelle palline lì. Mattoni. Vero? Ma con consistenza non è un granché con quelle cose che si spacchettano. Infatti ti spacchi i denti, io le odio, non le metto neanche sui cupcake quelle robe. Stavolta non mi piace tutto. Quella roba che si mette intorno a... La pasta di zucchero. Brava. È vero. Sa di pasta di zucchero. Bravo, sa di pasta di... Tutto dolce praticamente. Glucosio a manetta con lo zucchero vero. Sa di pasta di zucchero. E un po' di vaniglia. Sì, sa di pasta di zucchero. Voto... Ma io dico quel... Uno. Io dico quella cosa lì che si mette... E lei capisce che sto parlando della pasta di zucchero. Amore mio. Comunque, questa è, credo, una cicca. Oh, mi fa paura. Sì, anche a me, in effetti. C'è una geisha rappresentata su... Un dado, è un dado. Dentro ci sono i dadi Knorr. Cioè, sono proprio... Cioè, queste sono le cicche che quando andavo una volta da piccolo c'erano dentro le figurine. Vai, che cicosa? Un po' per loro. Ma che... Ma sa che ti do... I pokidoki! Sono i cosi lì, tipo... Mi cado. Bravo. Però la fragola. A forma di fragola. A forma di cuoricino. A forma di fragola. Mettere un messaggio dietro. Mi fai schifo. Puzzi. Forte. Sempre. Sì. Ci sono due pacchettini dentro. Due pacchi pochi. Sono un po' pochi. Ma non sono... No, non è vero. Sembravano. No, no, non sono a forma di cuore. Anche questo sa di pasta di zucchero. Profumo, fragola. Un grissino e una schivetta. Quella roba che c'è sopra sa di panna e fragola. Sì, ma dei poracci. Adesso passiamo alla penultima cosa, che è interessantissima. Io ho visto che bisogna crearla con mischiando tipo le salsine. Ci puoi fare tutte queste robe strane. Abbiamo due bustine. Non devo tagliare io. No, qua. non tagliare, non ci servono, non li usiamo. Una palettina. Ah, ma sono come quei cosi che fanno i video che cucinano. Questi qua, le codette da mettere sopra, una sacca poche e dentro, guarda, e dentro ci sono le cialdine. No! Ho svuotato questa, adesso mischio con l'acqua fino a, I don't know. Dobbiamo mettere un cucchiaio di acqua per ogni bustina, divisa una bustina qua, girare, mettere nella sacca poche le due creme e creare le cose che vogliamo. Perfetto! Si prospetta un casino. Vai a prendere un cucchiaio e una bottiglia d'acqua. Io confido in Andrea. Metto l'altra bustina che è più rosa. Quando serve il cucchiaio? Ma no! Un cucchiaio! Vabbè, fai finta che sia un cucchiaio. Va bene così. Non ho mai fatto ste robe. Tu bevi l'acqua dal mestolo. Facciamo le cose professionali. Giriamo la sacca poche. Come la devi mettere? Tu tienimi, fai tipo tavolo, bravo. Questa è una cosa per bambini. Noi non siamo in grado di fare una cosa per bambini. Vabbè, ma la fanno anche gli adulti. Ho cercato di dividerle. Che brava pasticciuera che sono. Cerco di abbassarle. E abbiamo il nostro sacca poche pronto. Sono stata brava? No. Dai, uscirà un bel po' di parte rosa. Cosa vuoi tu? Facciamo prima il cono? Che carino! Mio Dio! Sono brava però, cioè... Ma dovresti farli più pieni, così sono... Vabbè, ma ci avanza, almeno facciamo altre cose. Cin cin!
La crema è insipida. Ma mi aspettavo dolce. Le pappette per bambini. La tapioca. La rifronzoli per capire. È venuta doppia. Yes! Guardate che bella! Le codette non le abbiamo messo! Noi mangioni come siamo. Ok, questo è il primo wafer. Cincina, amore. Oh, quanto gli diamo, dai, per la divertentezza? 6. Io gli do un bel 8 e mezzo. È divertente da fare. Poi non è malissimo, sa di tapioca, a me piace la tapioca. Sì, mi si era incastrato il piercing mentre parlavo. Bene, prossimo e ultimo prodotto. Una zuppa di fagioli rossi che dicono che è molto meglio gustarla tiepida. Non so che colore abbia. Sa, mosa di merda. I fagioli da qualche parte dovranno uscire. Dai, vai, assaggia tu, dai. Dai, allora assaggio io. Oh, è buono. Hai presente la tachipirina, quella liquida per bambini con dentro il sapore alla fragola uguale? Dai, è buono. Sembra un sciroppo. Fa di sciroppo. Ma no, ma no. Ma che schifo. Sono fagioli con dentro lo zucchero. Fagioli rossi. E liquidi. Ma loro li usano i fagioli rossi per farci anche i... Ma anch'io li mangio i fagioli rossi, ma non so che schifo. No. Immaginatela calda, mo. Che schifo. Bevi quando sarò vecchio senza denti. Bevi col mestolo, mo. Va come chic, Andrea. Quindi niente, questo era il contenuto della nostra... Abbiamo finito? Sì. Oh, perfetto. Le vincitrici sono queste patatine. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Noi mangiamo, vi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao patatine e patatini.